Il Borgo San Panfilo conduce la classifica parziale dopo le prime sfide della 16ª edizione della Cordesca. Tanto entusiasmo sin dai primi momenti, con il corteo animato da oltre 500 bambini dei borghi e sestieri cittadini che, dopo aver sfilato il lungo corso video, è giunto allo stadio Pallozzi per le sfide della Corsa agli Anelli. I bambini sono l'anima, la forza, quello che è il nostro futuro. Per loro ogni volta vederli qui in abiti rinascimentali e poi vederli correre durante il campo di gara è veramente qualcosa di bello. Sono loro il nostro futuro, lo ripeto sempre, perché da quando è iniziata la Cordesca molti di quei ragazzi che hanno iniziato oggi fanno parte attiva sia dei borghi sestieri che della giostra cavalleresca. Prima delle sfide è stato presentato il palio della Cordesca 2018, opera dell'artista locale Antonio Del Beato Corbi. Come è nata l'idea di realizzare quest'opera per la giostra cavalleresca dei bambini? Diciamo che è stata una cattiveria che mi ha fatto l'amico Umberto Malvezzuto, il quale, avendo visto alcuni miei quadri, ha detto: Andò, perché per gentilezza non ci fa il quadro? Cosa vediamo raffigurato? Che cosa abbiamo raffigurato? Abbiamo raffigurato il vincitore, circondato dalle farfalle, che sono i borghi e sestieri, che volano nell'area del campo dove si svolge la Cordesca, e purtroppo c'è anche il bambino, il ragazzo che ha perso, che sta giù a testa china perché ha perso. Questo è quello che volevo un po' rappresentare. Con 3 vittorie, 10 botte, 12 punti e il tempo di 47,95, il Borgo San Panfilo guida la classifica parziale, alle spalle fili amabili Pacentrano, Manaresca, Tombaia, Passeri e Bonomini. Domani l'atto finale per decretare il vincitore della 16ª edizione della Cordesca. Presidente Taglieri, anche quest'anno il giro della giostra sarà lungo ed impegnativo. Il primo passo è questa edizione della Cordesca che vediamo richiama l'attenzione di tantissimi bambini. Sì, la cosa importante che va detta e va affermata è che finalmente la giostra è diventato un appuntamento preciso, un appuntamento che non va eluso. Gli altri anni si fa, non si fa. Oggi siamo arrivati al punto che abbiamo trovato i finanziamenti perché la giostra si faccia.